giornata cari amici e bentrovati al nostro appuntamento, come sempre il sabato mattina, uno spazio dedicato a Maria. Ed in modo speciale in questo mese di maggio vogliamo intrattenerci con questa presenza materna, tanto cara al popolo cristiano. In questo tempo molte sono le iniziative che si moltiplicano nei nostri paesi, nella nostra città di Barletta in modo speciale. Siamo tutti attratti dalla presenza di Maria Santissima dello Sperpetuo nel cuore della città, nella cattedrale di Barletta, ma anche nei condomini, nelle famiglie, nelle parrocchie si moltiplicano le iniziative per rendere sempre più calda questa devozione alla mamma celeste. E allora in questo tempo vorrei intrattenermi con delle brevi meditazioni proprio prese dal grande cantico di Maria Santissima, il cantico del Magnificat, e mia intenzione è anche intrattenermi poi su altre preghiere marianne, ma in questo tempo vorrei proprio soffermare l'attenzione sul Magnificat. E intanto direi che questa preghiera è una preghiera dal cuore grande, perché solo il cuore grande sa dire grazie, solo il cuore grande sa esultare nel Signore, sa riconoscere che Dio è presente nella vita delle persone. Allora il cantico della Beata Vergine Maria è un'esplosione di gioia, un'esplosione di grazie, è il canto di una persona realizzata che si scopre amata dal Signore, scelta per una vocazione, per una missione, scelta per qualcosa di importante, di grande, che fa comprendere proprio quanto il cuore di Maria sia riconoscente all'amore e al progetto di Dio. Ma è anche il cantico che rivela all'uomo lo stile di Dio, la sua predilezione per gli ultimi, per i semplici, per i poveri. Rovesciare invece quelle situazioni che umanamente parlando ci sembrano di vantaggio, ma che poi agli occhi di Dio non sono che stoltezza. E dunque Dio rovescia le medaglie, rovescia i potenti dai troni, disperde gli superbi, confonde i potenti. Ecco che questa preghiera allora ci deve aiutare in questo mese, ma non solo, sempre nella vita, a far fiorire il nostro grazie, che sfocia poi nella benedizione di Dio, far fiorire sulle nostre labbra e nel cuore soprattutto quel grazie che è un potente antidoto anche per la depressione, perché guardiamo spiegando agli amici che ci sono troppe persone che ormai hanno perso la gioia, hanno perso quel volto sereno e radioso. Spesso non si riesce a rendere grazie al Signore per il bene che semina accanto a noi e che ci dà anche la gioia di costruire della vita di noi. La preghiera del Magnificat, come dicevo, è anche un invito a schierarsi dalla parte dei deboli, dalla parte dei tutti, dalla parte di chi, pur non contando negli occhi degli altri, conta agli occhi di Dio, e a rifiutare invece la bontà di superbi, chi cammina per la città con il volto alzato ma con le mani piene di iniquità e di ingiustizia. Cari amici, allora mi resta che invitarvi a riprendere tra le mani questa preghiera, a impararla a memoria e anche a recitarla, a cantarla meglio con le varie melodie che i nostri autori ci propongono, ma a cantarla questa preghiera con un cuore pieno di riconoscenza al Signore. E vedrete che il nostro mese di maggio ci aprirà alla benedizione e alla grazia. Vi invito come sempre il sabato sera a partecipare alla donazione in santuario dalle 22 alle 24. È un modo per essere alla presenza di Dio, per cantare buona e santa giornata.